Un applauso. Inauguriamo questo tratto di strada in località Don Antonio di Borgia, che mette fine ad un cantiere che si è reso necessario per sistemare un fronte di frana che durante un'alluvione si è abbattuto su questo territorio. È una strada molto importante che collega Borgia e l'entroterra borgese, Girifalco, con la 106 ionica. E quindi questo ci consente oggi di mettere in sicurezza quest'area e questo territorio e questa strada provinciale, che nel tempo ha causato molti disagi sia agli abitanti di questa frazione, sia agli automobilisti che attraversano questa importante arteria. Oggi finalmente chiudiamo questa pratica e diamo la strada ai cittadini, al comune di Borgia. Ringrazio il sindaco per essere qui questa mattina e riteniamo conclusa un'altra importante opera. Sulla viabilità ormai stiamo investendo molto, perché è una delle funzioni fondamentali della legge Delrio, alle province o alle aree vaste che dopo il 4 dicembre prenderanno il posto delle province, se vincerà, come mi auguro, il sì, e che ci consente oggi di avere una dei sistemi viari più efficienti della Calabria. Rossella Galati per la CNews 24.